Paolo Berto, Fabrizio Albanese. Soprannome per gli amici? Paolino o Paolone, dipende. Alba o Ciccio. Quanti anni darebbe al suo collega? 38. 25. Quanto è alto? 1,84. Credo come me, 1,84. Perché ha scelto di insegnare educazione fisica? Perché mi piace trasmettere la mia passione agli studenti e comunque alle persone che incontro in questo percorso. Io ero indeciso tra storia e filosofia, educazione fisica, e poi ho visto quanti compiti correggevano i miei colleghi. Ho deciso per educazione fisica. Ne Quante verifiche scritte fa fare all'anno? ho già fatta fare una, quindi, però tendo a non farle. Dipende dal comportamento degli studenti. Svolge qualche altra attività professionale al di fuori del San Marco? Sì, mi occupo di un progetto multisport a San Donà, dove abito, con i bambini, incentrato più nel mondo dell'atletica e anche allenatore di bambini a calcio. E tuttora gioco anch'io a calcio, Papà a tempo pieno, sollevo neonati. Tre parole che la descrivono. Leale, solare e sereno. Sportivo, sincero e curioso. Ci mimi con il corpo, qual è il suo sport preferito in assoluto? Facciamo finta di avere un pallone, quindi palleggiando oppure vado a calciare. Condivida con noi il suo idolo sportivo e il motivo per cui lo adora. Da piccolo ne avevo uno, è un portiere della Repubblica Ceca, si chiama Peter Cech. È famoso perché se andate a vedere filmati o foto, comunque lui aveva sempre un caschetto. Sta parlando come se fosse un morto, in realtà la No, mia è età, tuttora cerca la vivo, mia età però non gioca più. praticamente. E mi è piaciuto perché ha avuto un infortunio molto serio che poteva compromettere comunque la sua carriera, e invece ha cercato comunque di andarci sopra con una protezione che può aiutare o meno, però mi è piaciuta la sua perseveranza e è riuscito a vincere anche molto. Allora, io non parlerò di calciatori o di pallavolisti. Uno dei miei idoli è Walter Bonatti, scalatore, alpinista, esploratore, nonché giornalista, fotoreporter. Quindi un uomo, sì, a 360 gradi, un fenomeno. Se volesse essere sadico con i suoi studenti, in cosa li farebbe esercitare in palestra? Dire la resistenza penso sia quello più semplice. Cercherai di portarli a farla verticale con le mani. Io lo sono tutti gli anni a settembre, facciamo un bel test di Cooper per cominciare e darci, ecco, il benvenuto a scuola. Se dovesse ritornare sui banchi di scuola, quale materia sceglierebbe di studiare meglio e perché? Inglese, perché mi sono reso conto che è molto utile, soprattutto oggi. Ed è una cosa che ho un po' tralasciato nel mio percorso scolastico. Io direi tutte, è un consiglio, tutte, non tralascerei niente. Rubrica: Quanto conosci Don Bosco? Grazie. A che età Don Bosco fa un sogno che gli indicherà per la prima volta la sua missione, la sua strada? 9 anni. La stessa sua risposta. Ma tu sei appena stato a Torino, tra l'altro. Che cosa deve fare uno studente per farla davvero arrabbiare? Mancare di rispetto o a me o ai propri compagni. Sì, cercare di fare il furbo mancando di rispetto sia sì, alla figura dell'insegnante ma anche ai suoi compagni. Se avesse la possibilità di ottenere un superpotere, quale vorrebbe e perché? L'invisibilità ora. Molto probabilmente il teletrasporto, e a volte sono pigro, e mettermi davanti ore di viaggio anche in macchina non mi piace molto. Saluti gli studenti del San Marco, come inciterebbe i ragazzi che allena. Dai, ragazzi, è importante. Un saluto. Vado io.
Vamos equipo! Possiamo rifare qualcosa? Tutto? No, perché? Non lo chiedevi?